Graziella Antonioli. Buonasera, buonasera. Carolina Carolelli. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Ecco lei. Anna Maria Sceri di Caro. Credo. Ciao Mariolina. Laura Fricchiani. Laura Fricchiani. Maria Giovanna Elvi. Gratiudo Maia. Prego. Elleria Muscati. Maria Teresa Rodi. Prego. Buonasera. Rossana Fauditi. Buonasera a lei. Neves Senia. Prego. Basta, eh? Venute. Ringrazio. E sale anche stasera ne avessi azzeccato uno di noi. Comunque la buona volontà. Scusa. Anche volendone. Mi chiedo scusa, non è stato fatto apposta, lui è proprio così, natura. Sì, l'abbiamo notato, perché l'ha scritto in inglese e anche nella sua lingua ed è riuscito a sbagliare tutto. Sì. Capita anche a noi di sbagliare. Sì. Sì. Adesso però noi dobbiamo rimediare per... Questo ci fa piacere anche... Per una forma di correttezza, se Rita Vicario vuole... No, noi, volevo dire, prima di cominciare la puntata, scusami Enrico, siccome Rosana Vaudetti ha detto sbagliamo anche noi, questo ci fa un infinito piacere, perché se sbagliamo anche noi, insomma, saremo... Nessuno è infallibile. Ecco, per cui, mettiamo subito le mani avanti. Va bene. Comunque ringraziamo nell'ordine la signora Maria Teresa Ruta, Nives Zegna, Anna Maria Sceri De Caro, Rosana Vaudetti, Graziella Antonioli, Maria Giovanna Elli, sì, lo so, è là. Mariolina Cannuli, Laura Efrichian, Gertrude Mayer, Ilaria Moscato. Sono stato... Bravo Enrico! Bravo! Complimenti, a memoria, scusi! A memoria, a memoria! Allora, visto che abbiamo salutato le nostre ospiti, io vorrei chiamare subito Ling e Dong, anche per salutare loro. Certo. Come va? Come va? Tutto bene? Sì, ho sentito la canzone? Ho sentito la canzone, bravi, bravi. E volevo anche presentarle alle nostre ospite, perché se voi avete bisogno di qualcosa, loro sono qui per darci una mano, se avete bisogno di un bicchiere d'acqua, insomma, qualsiasi genere di comfort, loro sono qui. È un momentaccio aziendale, quindi sì, mettiamo acqua, Mariolina, anche gasata. Ma c'hai bisogno già di qualcosa? Non è che sia proprio comoda, devo dire, perché se si muove lei io sobbalzo. No, questo divano meraviglioso. Questa cosa è come è con l'acqua? Ma Mariolina, sono dei perle che tu sei. Non lo so, se lei si muove io sento delle cose. Sì, ma è sbizzarrito. Non ti muovo. Ma poi provavo ad appoggiarmi, ma in effetti... Sì, ma è stile Memphis, sai, Noi siamo vittime della creatività di questo architetto che ha concepito questo studio come se fosse la sua abitazione. Come vedete è un uomo afflitto da turbe psichiche. Vedo, perché sì. Ma non inviterà nessuno a casa. Ha chiuso delle aragoste in un tavolino. Infatti, bisogna un po' mettere. Ha recepito l'invito di uno scultore. No, infatti no, ho visto una novità nel nostro studio. Le settimane scorse non c'era. Forse anzi, volevo ringraziare il nostro amico architetto. No, non è un amico. Diciamo, è un totem, che cos'è? Può essere un amico uno che invia un oggetto del genere. Volevo ringraziare prima di tutto l'architetto. L'artigiano. Enrico, non mi fai finire. Volevo ringraziare l'architetto per averlo messo proprio dietro la tua casa. Ah, beh, questo è giusto. E poi anche l'amico scultore che ce l'ha mandato. Grazie tanto. E si tratta di un portachiavi. Vabbè, poi ne parleremo. Vabbè. Poi me lo spiegherà. Allora, voi in Cina ce le avete le annunciatrici? Beh, ci abbiamo, solo che in Cina.
cinesi, ecco. Ah, certo, quello. Ah, scusa. Certo, in cinese, ma ne avete tante, belle come le nostre, simpatiche come le nostre, come sono le vostre? È quasi simile. Solo che con occhi un po' su e giù, ecco. Anche giù ce li hanno gli occhietti, che carine. Ma come sono poi? Tutte bionde come noi? Beh, bionda, no, momento, qualcuno si tinge poi. Da noi no, da noi. Ah, e noi parlavo da voi. Sono più donne o uomini? Beh, più donne. Più donne? Più donne, sì. Sì. E fisicamente come sono? Molto alte o piccoline? Il riferimento lei, non donne. È casuale, noi abbiamo una sola precisione. Sono come donne, non basso, sono male. Agli uomini più bassi, quindi gli annunciatori usano i tacchi alti, le annunciatrici no. Anche qua. Ma penso. Pure qua? Vabbè, non scopriamo gli altarini. Sì, non scopriamo gli altarini. Come va? Tutto bene? Sì, voi due? So Vabbè. Che c'è un corteggiamento in corso tra loro due, ma non lo svegliamo subito. Aggiorneremo di sì. Volta in volta. Sì, con la rosa bisogna accettare la spina, come si dice i cinesi, no? Come si dice, scusa? Con la rosa. Di vuoi chi ha scelto la rosa? Sì, la rosa bisogna accettare la spina. La rosa sarebbe lei. Sarebbe lei. E ecco. La spina vogliamo anche, scusa Enrico, ma ormai, che vale la spina? Beh, spina anche lei. Sì, ma perché la spina? Oddio. Cioè una cosa bella perché sì. Ma lei è la rosa, ma la spina è perché tu continui a invitarla devo dire. E lei però, invece se vuoi continuare a rispondere in cinese per noi è uguale perché non lo metti in imbarazzo, io lo capisco, va bene so. Va bene ragazzi, perché lui molto furbo come tutti gli uomini, bene, sai insomma, adesso, come tutti gli uomini insomma. Vabbè, okay. Ragazzi, allora, grazie. Andiamo. Se avete bisogno, ci sono linee donne. Cosa, va bene. Si dice. Buona serata. Sì. A dopo. Questo non so se si è capito, ma è un sottofondo che è solo una mente malata. Va bene. Era una sorpresa, però. Sì, è un'altra sorpresa. È tutto uno stacchetto io oggi. Direi. Scusa, di... no, io vorrei subito, Enrico, guarda, so, non so che sapevo. È successo oggi, l'architetto forse... Come sono contenta che non sto scomoda io sola. Ma noi siamo scomodi da tempo perché, vabbè, non lo posso spiegare subito perché. Devo dire che io per esempio da qui non posso più uscire. Sì, perché... Ed è un peccato, no, vabbè, è un peccato, no, è una fortuna. Però è un peccato perché volevo mostrarvi questo abito che è stato, non è un modello originale, è stato copiato dall'abito di Antonio Lubrano. Sì. E si chiama questo modello Dimenticare Versace. Peccato, non posso. No, devo dire non che l'abito, sfilare, l'abito è molto carino. L'abito è molto carino, però io metterei una cravatta più vivace. Mi devi fare un regalo la prossima settimana, mettete una cosa più allegra. Anche a casa me lo perché, dicono sempre. Lo sì. So. Vabbè. Insomma, metterò un papillon, un farfallon, insomma, una cosa un po' più birichina. Farò il possibile, ma non credo. Grazie, anche Mariolina. Il mio lucro dovrebbe curare sì, un taumaturgo. Basterebbe un filo di perle, una cosa molto modesta. Solo un filino di perle, io? Possibilmente vere, sì, anche tu. Perché vorrei no? Avere troppo successo. Tu. Successuale. Il discorso è che appunto l'aspetto fisico del quale parleremo perché per voi è una delle componenti professionali indispensabili, sì. Non mi assiste in questo momento, io vengo truccato da Santa Rita da Cascia, quella dell'impossibile, che sì, la santa appunto, dell'impossibile, sta facendo dei progressi ma non si può arrivare alla perfezione. Però sei migliorato. Sono sei... molto migliorato da sì. Un quarto d'ora a questa parte, fammi prego un bel di guardare sorriso. Mara però. Fammi un bel qui. Sorriso prima di cominciare a sì, va bene. Volevo farvi vedere questo. Sì, che la ragazza nordica. Per dire appunto, la ragazza nordica ha un corno e sì. Forse anche no, che ballacche. No, ma, insomma, spieghiamolo sì, meglio perché sì. A me c'ha un corno, mi piace poco. Non mi hanno regalato un cornetto portafortuna e io l'ho subito messo al polso perché esatto, si sa mai perché proporrei un cambio di scaletta al volo sì. Come se fossimo vorrei prima di passare a colloquio con le nostre ospiti, che ringraziamo per essere intervenute, qualcuna non è potuta venire per ragioni serie, cioè no, di salute, qualcuna appunto, non ha voluto, e qualcuna ci doveva pensare, venire. Ma ci sta ancora pensando, questa non è la tragedia. So. Insomma, comunque ringraziamo le presenti. No, io non faccio nome, ma qualcuna non ha proprio voluto venire, sì, anzi ha detto no, io con... Quelle lì, quelle che saremmo voglio... noi? Vabbè, sì. Perché se il problema c'è che ancora in qualche studio succede che si danno del lei qualche volta quando si, come dire, si arrabbiano anche del voi.
Ecco. Vabbè, poi vi ne parliamo noi, abbiamo una trasmissione interna. Propongo un'inversione di scaletta. Sì. Se sbaglio, correggetemi. Voi sapete che noi abbiamo la possibilità di intervenire con una forbice per... Proporrei di mandare prima un inserto filmato di repertorio che abbiamo trovato e sono immagini non trasmesse prima, eccezionalmente, di solito viene riproposta la stessa immagine, le stesse immagini per 6-7 mesi, anche anni. Invece queste non sono mai andate in onda. È un'esclusiva di E Compagnia Bella. E Compagnia Bella. E che cosa sono? Sono i provini, cioè per arrivare a fare la professione delle nostre ospiti, che cosa si deve fare? Questo. Patrizia Valignani, via Trionfale 6585, telefono 34 92 093. Sostengo il provino per annunciatrice. Tra poco, dagli studi della Fiera di Milano, andrà in onda la terza puntata di Music Rama. Ho fermato, deve farti che ne rifacciamo un altro fra un momento. Va bene? Ho fatto la prima papera. Ferma, aspetta un momento. Si tiri sui capelli, signora. Indietro? Sì. In alto, indietro. In alto? Sì. Così. Così? No. La papera. No. Giro sinistra, così? Piano piano, sì, piano. Più lentamente. Piano piano. Rialzi i capelli. Devo fare il giro? No, mi devo girare. Ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica. Ma poi è fallita anche questa impresa. Ho fatto della televisione. Ma è andato a monte anche quello. Ed ora mi interesserebbe fare questa... fare la presentatrice. Non so, se a lungo andare la birra può far male? Oddio, questa domanda proprio mi sfugge. Ho capito male? Ripeto. La presentazione. Di Axel... Axel, breve. Buonasera. 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 Questa sera è... Ci ha proposto una scelta di 50 autori del Novecento da Eliot Pound e lui... Alle 21:15 dopo il telegiornale andrà in onda il gioco a quiz Il rischia tutto. Infatti, se noi vediamo i programmi a quiz, ci possiamo quasi dire, in un certo senso, è una giornata stupenda. Un attimo. Ho deciso di provare questo con la televisione, non so se andrà bene. Cioè, ci vuole la, anche la fortuna. No? Buonasera. Il film in onda domani sul programma nazionale è Solo chi cade può risorgere. Solo chi cade può risorgere. Solo chi cade può risorgere. E solo chi cade può risorgere. Interpreti principale è Humphrey Bogart. Tra quest'ultima teniamo buona. Bene. Direi di sì. Signore e signori, i nostri programmi sono così terminati. Buonasera. Lei ha fatto l'attrice poi, ti ricordi? Ah, sì. No? Sì, come no? Ecco qua. Come mai questo attacco di bontà? Si tratta di repertorio appunto interno, quindi non avete... Non cosa? Visto. Ma noi ci avete salvato o non li avete trovati perché erano troppo indietro? No, abbiamo cercato, abbiamo trovato quello di Maria Giovanna, ma non quello di altre. Posso dire una cosa? Sì. Sento una donna senza storia. Ilaria, Ilaria hai ragione. Moscato. Sei giovane. Ilaria, ora ti faccio subito una domanda. Tu hai cominciato con un provino? Sì, ho fatto una selezione. E come è andata? Beh, evidentemente bene, perché... Penso bene. Beh, no, perché sai, mi hai detto che alla prima va bene. No, io mi ricordo, il primo annuncio che ho fatto c'era Maria Giovanna e Roberta che mi hanno detto dove devo andare, come dovevo fare. Naturalmente ho sbagliato tutto perché ho fatto l'annuncio e sono rimasta con gli occhi così. E Roberta mi ha detto, ma che cosa fai? Devi sorridere. È una cosa che a me non riesce mai a sorridere. Ma ogni tanto riescono a farti sorridere. Mi assomiglia qualcuno molto vicino a me. Faccio una ma c'è poco da ridere spesso. E quindi non è un detto da un umorista. Comunque ascolto con molta curiosità loro, perché comunque anche se sono passati degli anni, signore, le cose cambiate. Sì. Lei, signora Ruta, però ha cominciato come cantante, mi pare. Sì, io ho cominciato come cantante. Infatti, diciamo, il mio avvio musicale è stato
diciamo, prestissimo, nei miei anni proprio di bambina, quando ho cominciato a studiare il pianoforte, la passione per il canto si è sviluppata, si è manifestata, ho chiesto ai miei genitori di farmi studiare canto lirico. Quindi, però, il passaggio tra cantante e annunciatrice? Sì, annunciatrice, le posso dire esattamente come potrebbe succedere in un film. Io ero allieva di un corso di canto della RAI, utilizzando la mia voce di soprano, per la musica leggera, ritmo sinfonica. È passato un funzionario della televisione nascente, era il 1953, mi ha visto e mi ha detto: ma perché non va di là? Sta facendo dei provini perché cercano un'annunciatrice. Ho detto: ma io non so assolutamente come potrei fare, non so cos'è la televisione. Ma lei provi, vada. E da quel momento ho cominciato. Ecco, questo è un racconto di altri tempi. Oggi non succederebbe questo pezzo. Anche a me hanno detto vada di là. C'è un'altra collega sua. Anche a me hanno detto vada di là. Ma in senso buono. Ho messo gli offense, ho recitato, ho cantato, ho fatto il clown. Non ho ancora scritto un libro, ragazze. Poi arrivo. Perché eri considerata scritto No, quello è merito di un uomo. E chi è? Alighiero. Alighiero ha creato questo discorso di immagine e di, cioè, mi ha dato un nome, perché in effetti era quella della RAI. Cioè, nei tram, quella della RAI. Mi dà molto fastidio. Miss? Ma io non, l'unica miss vera è la Neve Zegna. Sì, Neve Zegna, diciamo. Parliamoci chiaro. Miss Italia. Intanto, è stata Miss Italia 1956. Sì, 3 anni fa. Soltanto 3 anni fa. Non si dice mai, però. Ma si può dire, perché è talmente bella. Bellissima, veramente. Poi io ho anche un segreto. Tu mi permetti, Enrico, posso? Che mi ha confidato il mio amico... Non è vero. Vaime, che era innamorato follemente di lei, ma non ha mai avuto il coraggio di dirglielo. E glielo ripeto io. Davvero? Finalmente sappiamo l'età di Vaime. Ma neanche io la sapevo. Nel senso che Mara cerca di mettermi in difficoltà, e già io sono in difficoltà. Vorrei dire una cosa, che vi ringrazio di avermi invitata come annunciatrice, perché in genere... sono invitata come ex Miss Italia. Francamente, è un'etichetta che ti mettono lì e poi te la porti. E quando invecchi c'hai qualche rughetta in più e sei sempre lì, Miss Italia. E non va bene, non funziona. Non funziona. Invece, come annunciatrice, è un'altra cosa. Va bene. Abbiamo parlato di provini. Avete visto una certa crudeltà, un certo gusto sadico dei provinatori che fanno domande per mettere in imbarazzo, fanno mettere di profilo delle ragazze non esattamente belle, lo fanno apposta, cercano, viene fuori tutto il sadismo che c'è nel funzionario, di solito, nel potere. Siccome c'è qui, ho visto, eccolo lì, un funzionario che nel suo curriculum ha anche quello di provinatore, forse Mara ti può fare una domanda più pertinente, essendo donna. No, io volevo soltanto sapere se voi tenete veramente conto delle qualità o badate più alle raccomandazioni. Maiali, insomma, questa è la domanda, no, dico per dire. No, non ho usato tanto, parlavo di raccomandazioni. No. A me mi hanno detto che ce n'erano tante, anzi qualcuna di loro si è fatta raccomandare, ma per finta, da un cardinale. Restavano forse nelle cartelle degli alti piani. Noi che stavamo ai provini non lo sapevamo. Stato un escamotage che ha funzionato, sì, però. Ma evidentemente, perché volevo essere mandata alla sede di Milano, poi alla fine in effetti mi mandarono alla sede di Milano. E mandarono a me Torino, che doveva andarci lei. Ecco, come succedono. Però una forse bugia, tu a Torino avevi anche avevo un motivo proprio fatto circolare sentimentale, no? No, no, ce l'aveva Roma. Assento un attimo, vado al bar, e ti lascio con Argentini. Con Argentini, Alberto Argentini, che appunto ha nel suo curriculum anche una serie di provini fatti, alle presenti ne hai fatti di Sì, mi pare alla Giovanna Elmi. Elmi, che è bravissima, perché le cose che però loro non ci vedevano, perché noi stavamo nascosti in regia, sentivano solo la voce dall'alto. Comunque abbiamo cercato il materiale che riguarda Maria Giovanna, abbiamo scoperto che era bravissima, è stata sempre molto precisa nei provini, mentre altre avevano delle perdite di memoria, emettevano dei suoni sconnessi, lei era tutta precisetta. Mara purtroppo ha lasciato il seggiolone, non so dov'è, e se me l'ha recuperata, eccola lì. Eccomi qua. Mara si è spostata. Eccomi qua, e sono in buonissima compagnia. Infatti.
con Bobby Solo. Ciao a tutti. Ecco. Grazie Mario. Grazie. Sì, grazie, un bicchiere d'acqua. Grazie. Allora, Bobby, prima di tutto dobbiamo spiegare perché tu sei qua, perché tu sai benissimo che questa è una trasmissione che si chiama E Compagnia Bella. Allora, dobbiamo spiegare al pubblico che cosa c'entra Bobby Solo qua, in questa compagnia. E beh, uno solo cerca compagnia, no? Normale. No, spieghiamolo bene, dai Bobby. Tu sei molto timido, non vuoi dire la verità. No, la verità è che dicono dagli sondaggi che tra le annunciatrici io sono un cantante popolare. Forse anche no, diciamola Sanremo... tutta allora, c'è stato un sondaggio, un famoso giornale, sì. E sei risultato il cantante più amato dalle annunciatrici. Oh, ecco yeah. Perché Bobby Solo stasera è qua. Io sono con grande gioia loro e anche mia, anche perché siamo amici da tanto tempo. Ho visto un sacco di amiche. Sì, vero? Laura, Mariolina. Io proprio di Laura ti volevo parlare. Allora... Abbiamo girato un film bellissimo. Infatti, vieni con me, va? Ma perché io ho saputo, un uccellino mi ha detto che voi avete girato questo film insieme, che tu eri timidissimo, cioè proprio, lo sono ancora adesso. Proprio non sapevi baciare, come stai? Diventavi tutto rosso. Dai un bacino a Laura, vediamo. Posso? Un po' adesso. Adesso puoi farlo senza arrossire? No, si imbarazza sempre. Si imbarazza sempre. Guarda Mara, era di una timidezza sconvolgente. Ah, sì, sconvolgente. Ma chi baciava per primo, tu o lui? Perché visto che era così timida? Ma un bacio solo ci siamo. Vabbè, ma bacio, e poi eravamo dietro, c'era una rete. Una rete. Una rete attraverso tra di noi. La rete, così ci siamo baciati. Vabbè, poi torniamo su questa cosa perché mi piace troppo. Bacio intanto senza adesso io insieme a Bobby, sì. Cioè Bobby Solo mi accompagnerà perché devo spiegare il nostro gioco, scopriamo gli altarini. Gli altarini. Tu sai cos'è? Io no. Allora, questo lo dico anche per tutte voi, perché è una cosa che vi riguarda. All'interno di questa trasmissione, a un certo punto, ci sarà un gioco che si chiama Scopriamo gli altarini. Io tra un po' vi distribuirò dei bigliettini e ognuno di voi scriverà una gaffe, una cosa che non si è saputa, di una vostra collega. Anche di quelle non assenti, poi metteremo cioè, qui dentro. No, quelle non presenti. Anche di quelle non presenti, sì, anche di quelle assenti. Soprattutto. Sì. Vabbè, pure io posso sbagliare, che devo fare? E poi metteremo qua dentro e poi alla fine leggeremo i bigliettini. Questo si chiama Scopriamo gli altarini. Meglio se parlate anche di quelle non presenti. Ma adesso Bobby li scopriamo? Ma no, subito, ancora li dobbiamo mettere. Non abbiamo ancora. Intanto voi dovete pensare. Anche cose un po' osè, è permesso tutto. Per Marco. Ti lascio qua, perché adesso tocca a te. A gentile richiesta, siesta! Okay. Al mio paese quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, che invece di dormire io vado a passeggiare da solo con mio amore. Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, noi ci baciamo in piazza come fosse mezzanotte. L'aria bianca trema e brucia, ma se mi parla lei mi sento rinfrescare, mi sembra di volare, di stare in riva al mare. Mi regala ciliegi e lillà rubati ai cancelli e mi poggia corone di baci intorno ai capelli. Come un re e una regina noi traversiamo la città, ma però ai la gente non lo sa. Grande Pepito! Quando il sole picchia sulle case, tutti
guarda la gente, chiude gli occhi, chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, che invece di dormire io vado a passeggiare da solo col mio amore. Mi regala ciliegi e lilla rubati ai cancelli e mi poggia corone di baci intorno ai capelli. Come un re e una regina noi traversiamo la città, ma però la gente non lo sa, al mio paese la gente non lo sa, al gente non lo sa, la gente non lo sa. Non di solo rimane qui. Rimane qui perché non è finita qua. Per ringraziarmi. Sì, rimane con noi comunque come solo, avremo occasione di ricoinvolgerlo in qualche modo. Volevo spiegare agli ascoltatori di lingua tedesca quello che stiamo facendo, e qui c'è la signora Gertrud Meyer, che è la voce, è stata, credo, fino a qualche anno fa, la voce... No. Sono ancora. Lo è ancora? Sì. Manco da molto, da Bolzano, e quindi purtroppo non sono informato, ma comunque è la voce della RAI per i paesi di lingua tedesca. Ja, che cosa stimmt, è successo? Come lo spiegherebbe lei per me? Ja, das stimmt, Herr Weimer, das stimmt. Non ho parole. E la nostra trasmissione in tedesco? Ich sage jeden Abend an. Sì. Ha già detto, Compagnia Bella, ha già detto. Sì. Und das, das ist eine ganz besondere Sendung. Sì. Piccole yeah. interazioni per far vedere che seguiamo. Und heißt e Compagnia Bella. Esatto. Comunque si preoccupa sempre di dire qui a Roma brutto tempo, abbiamo, l'Italia è molto lunga e pensiamo anche a quelli che hanno qualche difficoltà a capire quello che diciamo io e Mara, se non altro, e hanno tutta la nostra solidarietà. Dunque, abbiamo dell'altro materiale, prima di passare all'altro materiale volevo parlare con quelle di voi che hanno parlato meno, anche per far sapere a casa che ci siete, insomma, che i vostri ammiratori li hanno sono già viste. Vabbè. La signora Sherry De Caro, che è stata un'annunciatrice fino a qualche anno fa, che adesso no, invece... non tanto. Fino a qualche anno fa. 71, 1971. Anzi, a questo Sherry, proposito... No, una cosa importante, sì. Perché ieri. Tu prima sì. mi hai detto che hai smesso per l'ansia. No, io non ho smesso per l'ansia. Io sì, in effetti sono una grande emotiva e quindi per me era veramente stressante ogni annuncio che facevo. E poi in realtà non è sempre stato, il massimo della mia aspirazione non era continuare a fare questo lavoro. Io facevo parte, quando sono entrata in RAI, di un gruppo universitario teatrale che si chiamava il CUT. Uh-huh. E aveva personaggi famosi, da Tonino Calenda a Gigi Proietti. E io veramente sono stata l'ultima ruota del carro anche per vigliaccheria. E Enriquez, mi pare, anche. Eh? Mi sembra di aver letto anche Enriquez. No, Enriquez è più grande, era più grande di noi. No, Tonino Calenda, Gigi Proietti, adesso non sono emozionata come al solito, non riesco. Hai capito perché? Volevo, niente. Vuoi fare l'attrice? Sì, avrei voluto fare l'attrice, era un modo come un altro per entrare in una grande azienda come era la RAI, come è ancora adesso. Mi sono resa conto che l'aspetto divistico dell'annunciatrice, essendo una timida, non mi interessava. E così io ho continuato a studiare, mi sono laureata e ho chiesto di passare a fare i programmi, faccio la programmista da 20 anni. E non è pentita di questo? No, non sono pentita, ma ringrazio, posso, delle persone che dopo 20 anni, io sono sempre così molto meravigliata, mi guardano e mi dicono, sa, lei era la passione di mio papà o della mia mamma. È veramente, ecco, io li ringrazio di cuore. Perché dicono, ti abbiamo visto appena l'altro giorno. No, in realtà sono questo no, ma dove è andato a finire, mi dicono. Ah, vabbè. Ecco.
Va bene, volevo un attimo dire una cosa a Laura e Frichian prima di passare a questo spezzone filmato che vi prevede in qualche modo e quindi era giusto parlarne. Laura e Frichian ha fatto per un po' l'annuncio. Sì, molto, molto poco. E hai smesso perché, No, non ha smesso. Ma no. No. Laura, ho smesso anche perché io ero entrata a fare la scuola d'annunciatrice, il provino, per... Spieghiamo perché. Te lo dico, te l'avevo già accennato prima. Sì. Io avevo fatto già una scuola, l'accademia, poi avevo fatto il teatro. Poi avevo un fidanzato gelosissimo che non voleva che io facessi soprattutto scene a due, baci, cose. L'annunciatrice, essendo così sola, non deve baciare, non prestava motivo di gelosie. Una sera infatti avevo incontrato la signora Maltagliati, che è stata la nostra insegnante, e mi ha detto, sai carina, fanno dei provini. E io... con questa scusa, chiedendo, ma sai, forse lì non c'è motivo di essere geloso, ho fatto questa cosa. E poi ci sono stati con Mariolina. Non devo parlare. Con Mariolina, eravamo le due del secondo canale. Poi ci sono stati dei dissapori con altre colleghe. All'interno. E allora... peccato. Nomi, però, forse. No, ma forse meglio non... Le colleghe non vogliono, perché poi c'è che sono zabetta io. Mariolina, stai zitta, non dirà. Vabbè. Laura, però poi quando baciavi Bobby solo, il fidanzato geloso non c'era più. Era già stato abbandonato. Era stato abbandonato a causa di un bacio poi in una commedia con Sbragia e ci fu una grande scenata. È finita lì. E allora, poi dall'annunciatrice ho fatto l'attrice. Ecco, e si vede anche adesso bene. Nel filmato. E un annuncio, non si sa dove reperito. Sì, uno. Ma no. E poi un pezzo di un... Sarà l'unico annuncio che ha fatto, perché lei ha lavorato un giorno solo, era furente con la collega che arrivava in ritardo. Ero io presente, per me è stata una scuola di vita. Vero. Perché già da allora le signore che c'erano prima erano delle arpie. Ecco. Allora... dovrebbe dirlo Ilaria, si può dire tutto, perché io ho preso il passaporto e sono andata al nord, ma Ilaria è ancora lì al sud. E poi Ilaria ci racconterà sono curiosa di cosa può raccontare Ilaria, perché pensate che Ilaria è arrivata e noi, credo uniche nella storia della televisione, abbiamo scritto una lettera in direzione chiedendo di assumerla, perché continuavano a non assumerla. Firmata da tutte, mi sono fatta promotrice io, perché non assumete Ilaria? Perché tutte l'avevano firmata? Tutte l'hanno firmata. Beh, tutte forse no. Quindi credo che Ilaria non possa venire bene di noi. No. Io no, per esempio. Tu non c'eri, Mariolina. Io nemmeno. Perché Milano cos'è? Un altro continente. Ragazze, continuiamo tra un po', vediamo i filmati. Beh, abbiamo voluto iniziare nel modo che per noi ormai è diventato tradizionale. Però non siamo davanti a voi in veste di annunciatrici. Questa sera siamo anche noi dei personaggi. Sì, e come personaggi siamo state richieste di esprimere anche noi la nostra preferenza sui vari programmi della televisione. Signore e signori, buonasera. A questo punto le tre fatine della televisione, le due bionde e la bruna, vorrebbero dire a tutte le ragazzine sedicenni che ci scrivono dicendoci di essere in possesso di qualità formidabili per poter fare il nostro lavoro, che non è semplice il lavoro dell'annunciatrice, della presentatrice della televisione, non è semplice come tutta prima può sembrare. Alcuni dei suoi numeri... papera, enorme. Ah, ecco, stiamo al pallone. E perciò metti che l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo di Costantinopoli. Ce l'hai con me? Sì. Il disarcivescovo di Costantinopoli saresti tu? Se lui si disarcivescovo di Costantinopoli sarebbe, io sarei molto imbarazzata, anzi si disarcivescovo di Costantinopoli zasse, veramente, sarebbe più giusto. 33 centini, andavano 32 e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Figurati che 33 trentini entrarono tutti 33 trottando dentro 30. Veramente. Ma come?
tutti e 33 trottando. Tutti i pesci vengono da gala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. Quello poco cupo. Tu non sai che in un piatto poco cupo troppo poco pepe capo. 33 trentini andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca. Ma che stai cantando qui? Ma che ne so, è mezz'ora che gira. In un piatto un poco più cupo ci cade un poco più di pepe. Oltre che un dovere sociale, il lavoro è un diritto garantito dallo Stato ai cittadini. E pertanto, per motivi di carattere tecnico, Canzonissima andrà in onda con un lieve ritardo. Tra qualche istante andrà in onda la serata finale di Canzonissima 1969. No one can ever reprieve. Vogliate scusarci per l'interruzione del programma. Vi comunichiamo che con provvedimento di urgenza che entra in vigore immediatamente, la musica leggera in Italia è stata posta fuori legge. Can we dire un nome, è il titolo di una canzone. Signori, signori, Gianni Morandi canta. Torna, ritorna, torna, ritorna. E così, con queste note augurali, siamo giunti alla fine della nostra passerella televisiva. Volti e personaggi sono entrati nelle vostre case. A ricordarvi 10 anni di televisione. Ed ora, signore e signori, si ricomincia. Una lunga strada vi attende. Percorriamola insieme, come abbiamo fatto fino ad oggi. E arrivederci fra 10 anni. Rivederle, ci dispiace molto che non siano ospiti. Messa. Sento, sì, qua. Sento battere. Mica manca qualcuno. Permesso. Prova a vedere si chi può. È. Oh. Buonasera. Oh. Mamma mia. Sì. Posso entrare? No, lei non è invitata, non ha il biglietto di invito. Come non sono invitata? Ma guardate come devo presentare. Come mi sento? Devo entrare. Mamma, che non pezzo è... d'uomo. No. Non hai il biglietto di invito, qua, tutti invitati a entrare Salem. Prima. Mamma, ma non è italiano lei. Da che l'hai capito? Posso entrare? Sì, mamma. Ma come vai? Fa un po' paura. Posso? Va bene. Fa un po' impressione. Sì. Permesso. Venga, prego, prego. Mamma, grazie. Prego. Permesso. Benvenuta, ma è una sorpresa. Vado un po' piano perché ho un calletto. Mi dispiace. Permesso, grazie. Buonasera, signora Coriandoli. Buonasera, professor, buonasera. Daine. Mamma mia. Mamma mia. Tanto, l'ho sempre seguita lei in tutti, sempre la sua carriera, tanto. Grazie, ho speso più nei giornali io che non lo so. Lo so. Si vuole accomodare, signora? Grazie, grazie, posso? Weiner, signora Coriandoli. Mamma mia, io l'ho sempre visto scritto il suo nome. Visto, anch'io. Adesso di persona. Che disastro, vabbè, insomma non si preoccupi. È un moraccio. È un moraccio. È un moro. Che vuol dire? È un moraccio, è moro. È la donna, il moro. Piace. Se lo immaginava così, signore. Non me l'immaginavo. Come se lo immaginavo? Con i capelli rossi, più dispettoso. Ecco. Ah sì, eh? E invece, guarda. Invece un po'. Un bel moraccio, mamma mia. Sono molto lusingato. È anche un bel uomo. È un gran pezzo. Lei è, insomma, è contenta di stare con un pezzo d'uomo? Beh, sì. È un po' geloso il suo fidanzato. No, perché sono è un po'. Perché è un po'. Mi hanno detto che è della Bassa Italia il suo fidanzato. No, i soliti giornali che scrivono quelle cose. Sono un po' gelosi loro. Sì, ma adesso poi la sistemiamo. Sì. Ma come mai da queste parti? Guardi, così affidabile. Sono contento che me l'ha domandato, perché io... Dopo gli spiego perché sono venuta, perché faccio anch'io l'annunciatrice. No! Ma dove? Sì. Come in questa televisione... Si vede la sottoveste? No, signora, non la inquadrano in giù. Come mi hanno fatto questo... Veramente elegante. Grazie. Veramente. Detto da lei, guardi che io l'ho sempre seguita, è elegantissima, io non so se sono all'altezza. Volevo solo dire sì. Che il mio cognato, Delmano si chiama, vabbè, ha messo su questa televisione... che si chiama Tele Adriatica International. Accidenti. E che fascia copre? Dunque, mi ha chiesto di fare l'annunciatrice con...
come fascia, cioè, no? Che... No, non so, no, noi non le facciamo queste cose, no. No, non ha capito, no, signore. Non siamo... Pr- no, no. Dove è che si vede, ecco, questa spiega. Ah, do- questa si prende dappertutto. Teleadriatica? Dappertutto, si prende a Gattolino, via, dappertutto. Case Murate, sì. Cannuzzo, Canuceto, sì. Borgo Paglia, Diegaro, Pieve Sestina, poi Villa Calabra, dappertutto. Calabra. Che c'entra? Sì, che c'entra? Perché, Villa, Villa Calabra, perché è un nome, perché c'è stata questa immigrazione dopo, nel 30 di Mussolini. Mussolini si può dire? Sì, sì. Mussolini, perché si può dire tutto. E hanno fatto Villa Calabra. È da molto che lavora in questa Adriatica, ha detto Teleadriatica. International. Capisco, sì. E da molto, sì. Beh, una certa esperienza anch'io. Dunque, oggi no, ne abbiamo... Non si vede la sottoveste? No, che te le vo... È un po' alta qui, se ma... posso permettermi. È il modello del vestito, veramente. L'ha fatta un po'... È un po' il modello. Però... Comunque, volevo dire... Cosa mi aveva domandato? Che è da molto... Se è da molto che... Ah, è un bel pezzettino. Sono, dunque, domani... Sono 15 giorni domani. Ah, e quindi... Ah, oh, ormai mi sono fatta le ossa. Ho capito. Beh, ma dopo il successo che aveva avuto... Ma sì, adesso col satellite... Ho dato anche un po' di soldi al mio cognato, perché lui ha un figlio in Svizzera. Ah. E allora con i soldi un po' tirato. Ma la paga è pagata, lei? Ma insomma, qualche prosciutto... Senta, signora Coriandoli, il palinsesto? No, queste cose no, non le facciamo noi. Palinsesto? No, no. Che programmi fate? Ah, come programmi? Sì. Oh, sono contento che me l'ho domandato. Come programmi noi facciamo molto cinema. Sempre? Oh, molto cinema. Noi. Quali? No, no, in italiano. Tutta roba italiana. Tutta roba italiana. Signora Coriandoli, ma non sarà mica per caso quella televisione privata un po', ho letto insomma, nei giornali, un po' spinta, non so come dire. No, io non lo so, perché io quando sono le 7:30 di sera io ho finito, vado a casa. Via, quello che loro fanno dopo, non lo... alla mattina trovo qualche cosa in giro. Diciamo, non si può dire, via. Diciamo e l'audience? No, queste cose non siamo, no, le facciamo noi. Non le facciamo noi. Non le facciamo neanche queste l'odio. Cose. No, 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 odiamo, non odiamo nessuno noi. Noi vogliamo bene a tutti. Oh, come cinema. Ecco. Sono contento che me l'ha domandata, perché mi sono preparata tutto, che l'annunciatrice è un lavoro. Io non mi ricordo i nomi, a volte dico il figlio della Tiziana quando non mi viene il nome. Loro non lo possono fare, le altre sue colleghe. Lo so. No, non possono dire coso. Perché no? Perché in fondo tanto siamo conosciuti tutti. In Italia, allora, c'è un po'. Lei presenta questi... Sono Super 8 molto, e anche cinema, 16 mm, questo cinema. Cinema italiano, in Super 8. Sì, 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 che lo fa il mio cognato. Vabbè, certo. Ma cinema come? C'ha questa passione, lui c'ha quella telecamera. Ah. Prima, adesso c'ha quella telecamera, ma non è pratico, perché pure lui prende la scossa. Ah, lui fa ancora con la cine, vabbè, cinepresa, vabbè, si chiama, non sono pratico. Vabbè, ma sì. Che... E poi fa i matrimoni, il matrimonio di Adelmo con la Narcisa, che è stato tanto seguito. In televisione. Voi, la cresima di J.R. che è nato durante la trasmissione. J.R. è il mio nipotino, che è nato durante la trasmissione. Scommetto che c'è anche su Ellen. Sì, quella è più piccolina. È più piccolina. Non l'ha fatto Canale 5, si può dire? Sì, noi siamo democratici, si può dire tutto. Senta, e poi che cosa fate? E poi anche le cose un po' tristi, anche il funerale, perché piace anche lo spettacolo triste. Quindi fate ogni tanto anche il funerale. E poi lo facciamo anche la replica, abbiamo la rubrica Rivediamoli insieme. Adesso non so. Sì, insieme. L'abbiamo rivisto col funerale. Ma è stato una merda, quanto pianto io. E lei si commenta. Come la Rai 3? Uguale. Lei commenta. E come mai? Oh, il matrimonio. Sì. Il funerale. Sì, io faccio la voce fuori campo. Sì, sì. Benissimo. E come mai? È stata una sorpresa. Dunque, io devo dire che io vorrei fare il salto. Bene, certo, cioè, chiunque. Questo salto... Ah, di qualità, diciamo. E buttarmi nella Rai anch'io. Sì. Perché mi hanno detto, io ero un po' preoccupata, mi hanno detto che bisogna essere molto gentili col funzionario. Beh, adesso, perché sono pettegolezzi schifosi, una volta, forse oggi non... Io lo volevo chiedere alle signorine, perché... Ecco, è meglio. Sì. Non so se è una voce vera che bisogna essere molto gentili col funzionario. O anche con il professor Weiner. No, perché... io non c'entro niente. Ma il funzionario è quello lì con la barba? Sì, è uno dei funzionari. Era quello con la barba prima? Sì. Non è un gran moreno.
Com'è? Comunque, è italiano? Non la faccio, sembra un po'... Lei quando diffida di qualcuno non è italiano, eh? Comunque io c'ho un onorevole che mi ha assicurato... Allora. Non si... Perché mi avevano offerto tutto. Con l'onorevole mi avevano offerto di far telefono giallo, ma a me mi fa impressione, non lo fa. Mixer, ma mixer non mi interessa. Minori è bravo, però. Sì. È ricco di famiglia lui, perché è un po' signorile. Sì, sì, è ricco di famiglia. È ricco di famiglia lui. È ricco di famiglia. È un bell'uomo. Scusi se guardo sempre lui, signorino, ma deve capire tra donne, noi ci capiamo. E poi vai, è un bel momento. È un pezzo d'uomo, è un bel moraccio, è un moraccio. La capisco. È moro, è moro. Signora Coriandoli, per carità, non faccia così. Mamma mia, cosa che occhiata dice? Ecco con la mano. L'ho vista anch'io. Mamma mia, però, mi chiede, peccato. Enrico, però cioè, tieni le mani a posto. Lei vuole fare il grande passo. Ecco, però ho rifiutato tutto. Perché cosa vuole? Sanremo. Sanremo. Ma assicurato Sanremo a Ragozzini non può dirgli di no. Lei vuole andare a Sanremo. A Sanremo è sicuro. Qual è lo scopo? Perché voglio presentare e fare la presentatrice, perché io sono un... Io voglio ringraziare, non so chi l'ha chiamato, chi ha pagato. Ma quanto ha voluto? Poco, quasi niente. Bobby Solo. Io ho tanto piacere di conoscere Bobby Solo e vorrei presentarlo a Sanremo. E io adesso chiamo subito Bobby Solo. Io sarei tanto contento. Anzi no, Bobby, stai lì, veniamo noi da te. Bobby! Signora Coriandoli. Signora. Veniamo noi da te. Mamma mia. Bobby Solo, la signora Coriandoli. Un bacino, signora. No, signora. Emozione. Capisco. Mamma mia. Grazie, ma io l'ho seguita sempre dalla lacrima sul viso, che lei fu il primo a darsi il rimmel. Primo. Adesso se lo danno col pennello così, con la pennellessa. Quello che ha rotto il ghiaccio. E rimane il più fine lei. Sì. Rimane sempre il migliore. Allora, vogliamo dedicare l'ho seguito canzone. Sempre tutte le canzoni. Signora Coriandoli, si accomodi vicino. Ecco, alla signora Cannuni, poi vi presentate. Vado voi. Un po' piano a sedermi perché mi fa male un po' la gamba. Ah, immagino. Poi se hai bisogno di bicchiere d'acqua, qualcosa. Ecco, vado. Ecco. Stia attento perché il divano è un po' scomodo. C'ho un'età che... Stia attento. Ah, oh, tanto piacere, Bobby. Che cosa? Bobby, allora dedica una canzone. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da però fare. Però cantate tutte con me. Sì. Anche la signora. Sì. Non sono intonata, però. Non ci preoccupo. Non c'è più niente da fare. Ma è stato bello sognare. Un grande amore sincero. Ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare. Il nostro amore sincero e lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Ok. Signora Coriandoli, commossa, eh? Bravo. Commossa vera. Bobby Solo. Si sono incastrate le due antine. Ecco. Adesso sono quasi tornato normale. Vabbè, pazienza. Sono niente, per ragioni di tempo stiamo un po' correndo, ci dispiace. Adesso sarebbe il momento di vedere un altro po' di repertorio storico. Quindi direi, se Rita Vicario ce lo può mandare un attimo, poi concludiamo parlando con l'interessato. Chiaramente poi Latin Lover, Boyfriend, eccetera eccetera. Buonasera. Questa è l'ultima occhiatina che vi strizza Mariolina. Alighiero, basta. A questo punto basta, sono ben sette settimane, sì, che tu per tutta Italia vai ammiccando, sorridendo, la manina, Mariolina. Credimi, siamo giunti ad un annuncio stretto, i guanti. Sì, senti però Mariolina, devi essere giusta. In fondo sei diventata anche l'annunciatrice pin-up della televisione italiana. Pin-up quanto ti pare, io non voglio perdere il posto. E poi guarda, in realtà io non sono così, guarda. Ricevo centinaia di lettere alla settimana di persone che dicono: Mariolina, tu non sei così, devi ribellarti, devi far capire a questo noschese, sì, che tu non ammicchi, non sorridi, no, la manina. Io sono seria, sono normalissima. Sì. Ti dirò che nella vita sono totalmente diversa. Lo so, io... Vuoi che te lo dimostri, credimi. Sì, ecco, ti prego, siedimi.
Signore, siamo all'ultima puntata di Doppia Coppia. Spettacolo musicale di Amori, pardon, Amurri e Verde. La regia è di Eros Maschi. Mi sbaglio sempre, Eros Macchi. Tesoro, potresti amare un mendicante? Ma come puoi farmi una domanda tanto sciocca? Amare un mendicante? E se io lo fossi? Non sei né storpio, né cieco, né mutilato. Non c'è bisogno di esserlo per soffrire la fame. Perché? Soffri la fame, tu? Beh, per essere povero, insomma. Per vivere in mezzo agli stenti e ai sacrifici. Bel gusto. Bisognerebbe essere pazzi per vivere in tal modo. E poi la ah, che capolavoro, fatto, ah. Ma sempre nature morte, sempre nature morte, uffa che barba. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Modella, buongiorno. Sono la modella. Ah, benissimo, buongiorno, si spogli, sa, vorrei fare la sua figura intera prima che arrivi mia moglie. Perché? È perché sa come sono le donne, lei vorrebbe sempre figure morte, sempre nature morte. Io invece sa una volta ogni tanto una figura viva e invece lei sa com'è mia moglie. È gelosa, eh? No, 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 ma si spogli, si spogli, vedrà. Vedrà, ecco, capolavoro, era quando, non so se era anni che agognavo di fare un... Va bene così. Benissimo. No, 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 si tolga il soprabito, la giacchetta, si tolga tutto, ma faccio in fretta. Presto, presto. Oh. Presto, per favore. Va bene. Vabbè, questo è un accenno, oh, perché poi era uno sketch lunghissimo con Monica Vitti, insomma, Nive Zegna, questo sì, era, che abbiamo trovato, purtroppo. Sì, quando ero reduce della... Come hai detto prima tu, Mariolina, che hai fatto tutto, hai visto? Sì, ecco. Succede. Sì, Maria Giovanna, io invece vorrei chiederti, tu sei amatissima dal pubblico italiano, dai bambini, insomma, da la tutti. Conoscono anche sulla Riviera Adriatica, sì, è vero? Sì, la conoscono, signora Coriano. Sì, sì. Mariolina, Tele Adriatica International, perché la signora... Beh, per quello International, quindi brava. Ricevono anche la RAI, ricevono grazie. Anche il viso di Maria Giovanna, per quello sì. Che dicevo. Lei deve invitare anche la nostra televisione, se vuol venire. Grazie, sì, sì. Però questo non è corretto, signora Coriano, veramente, scusa. Però Maria Giovanna. L'onorevole mi ha assicurato qualunque appoggio. Va bene, non si dicono queste cose, signora Coriano. Maria Giovanna, allora ritorniamo a te. Io vorrei che tu ci raccontassi un episodio brevissimo. Io so che tu hai avuto tanti ammiratori, anche Foucault, insomma, ti sono capitati tanti episodi. Ce ne puoi raccontare uno, quello che vuoi tu. Ma penso di episodi ne siano capitati ecco. Un po' a tutte, perché... Sì, però io so che tu hai avuto anche un po' di problemini, insomma. Beh, allora parliamo non degli ammiratori, quelli che si incontrano normalmente. Quelli più... Quelli affettuosi, carini, sì, i bambini, le signore, sì, gli uomini, così. Sì, soltanto sì. Quelli così un po', che magari sì. Pensano di ricevere un messaggio attraverso il video. A me è capitato cambiando la riga ai capelli, la pettinatura. Non so oggi da che parte ce l'ho la riga? Qua. Ecco, l'avevo fatta dall'altra parte. E questo per un telespettatore era il messaggio che voleva dire che io lo aspettavo. Finalmente, a casa sì. Per il weekend. Ecco. È venuto anche il 113. Ed è venuto a casa, è venuto lui anche il 113. Sì, certo, certo, è venuta così. Altri episodi poi, analoghi di altri. A me è successo uguale. No, mi sono... Sì, immagino. È stata la linea anche lei. Con un camionista di Barletta. Si è messo col camion sotto casa giorno e notte. Vabbè, sono però gli incidenti però... della professione. Rosanna Daudetti, noi non abbiamo parlato poco, ma insomma anche tu c'hai delle cose, degli episodi professionali particolari da raccontare. Boh, sai, ci sono di tutto. Dico, quando ho fatto i Giochi Senza Frontiere, eravamo in tanti, puoi immaginare, no, la grande macchina dei Giochi Senza Frontiere, mi si mise accanto appunto un corteggiatore, che oltretutto era anche claudicante, poverino, che mi è corso dietro tutto il tempo facendomi le sue proiette. Io dovevo parlare, ero terrorizzata, questo che dice, quello che lui dicesse, ma finisse nel mio microfono. E facevo i segni disperati, tutti me lo vedevano che accanto. Che ti diceva, Rosanna? No, che dopo tutto, perché in combinazione si chiamava Antonio Moretti, io sono stata... Ah, tuo marito? Allora dice, noi potremmo considerarsi marito e moglie. Dico, e guardi che sto per andare in onda. Allora io cominciavo a parlare, e questo attaccato, io facevo i segni disperati e questi credevano che fosse uno della... Tecnico, no, magari no, fosse uno della produzione tedesca o svizzera, non lo so. E quindi io con l'angoscia che finisse questo folle discorso, che dicevo, ma veramente le vorrei spiegare che la omonimia non crea questi vincoli. Non è sufficiente comunque. Alla fine ho detto, ma non vi siete accorti? Ah, dici, ma ti stava sempre accanto, appunto per quello.
Va bene, questo pazzesco. Succede. Sì. Mi pare che sia giunto il momento di... Ah, sì, è giunto il momento di scopriamo gli altarini. Gli altarini. Sì, questa è un'incombenza, allora, che svolgerà Mara. Salen, tu guardami alle spalle. Allora, io spero che tutto funzioni. Wow. Qui, grazie all'architetto, sempre... Sì, insomma, grazie. Via, diciamo scopriamo che... gli altarini, è giunto il momento. Ecco. Oh. Grazie. Mamma mia. Eccoli qua. E continua a inciampare. Ecco, questo è un momento topico della trasmissione. Avete scritto tutte, brave, bravissime. Ecco, vediamo. Allora, Maria Teresa Ruta, quella volta con Mike Bongiorno, puntini, 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 allusivo, i tacchi. Com'è questa che storia? È successo? Beh, semplicissimo. Io sono già molto alta. E inoltre, allora, ero reduce anche da un certo lavoro come indossatrice, quindi assolutamente portavo dei tacchi che erano 10 centimetri. Mi sono presentata ad una trasmissione, la prima trasmissione di Fortunatissimo, con il partner che era appunto Mike Bongiorno. Mi sono alzata in piedi, posso? Sì. Grazie, però non si vede tutto. Sono sempre alta lo stesso, però i tacchi da 10 centimetri non li porto più. E lui mi disse, bene, è lei che mi deve fare da partner? Allora si tolga le scarpe. E mi sono tolta le scarpe. Ecco. Ah, non ti voleva più alto? No, non voleva più. No, perché allora, questo più Anna Maria De Caro, perché ridevi sempre quando eri in onda? No, sempre per via della mia... non è che ridessi sempre. Per via della mia ansia, della mia paura, che tutti sapevano, eccetera. Allora mi facevano delle strane degli scherzi, colleghe, vero Mariolina? Era sempre una... molto spiritosa, insieme ad alcuni tecnici, eccetera, andavano dietro il vetro e mi facevano versacci, cose strane, ecco tutto qua. Ecco. Passava la paura, però ti cominciavi sì, a ridere. Certo, certo. Mariolina, tocca a te, Mariolina Cannulli. Dipende, che cosa hanno scritto le bamboline carine. Ti ricordi quella scommessa? Ah sì, certo, come no. Non per niente ha voluto la signora Coriandoli. Quando per denaro, denaro, puntini, puntini. Sì, sì, la ricordo perfettamente, ma io sono... Cioè, la verità fa male anche questa cosa qui. Ho fatto una scommessa con degli amici, ne ho fatta più di una. La prima, ma ero allora appena debuttante, e quindi eravamo un po' seguite con molta attenzione, non solo nel vestiario, ma soprattutto quello che dicevamo. Io ho scommesso di fare l'annuncio di chiusura, che ora facciamo la buonanotte, in Emiliano. E allora ho detto, però, per soldi, sia chiaro, io per gratis non faccio niente. Ecco. Ho detto, signore e signori, mo vi auguriamo la buonanotte. Mo con una sbattutassa di occhi. Peccato che l'ho perso. Sì, l'ho perso di sì. Peccato che l'ho perso. Tocca a Graziella Antonioli. Quali erano i tuoi segnali e a chi erano diretti? Firmato un'amica. Diretti. Dobbiamo tornare un pochino indietro, perché io ho lavorato in televisione dal 61 al 66. Ma per chi erano i segnali? I segnali erano per il mio moroso di allora. I segnali erano che così voleva dire che ci potevamo vedere. Se sbattevo gli occhi così, invece no. Gertrude, perché non volesti far vedere le gambe a Corrado? Perché mamma non voleva allora. Era proprio la mia infanzia Rai, quando fummo invitate con Rosanna Vaudetti e Maria Giovanelmi a un programma di Corrado, e espressamente aveva richiesto l'abito lungo perché ci voleva fare questo scherzo. A un certo punto dice, adesso vi facciamo vedere le gambe delle annunciatrici, che solitamente non si vedono mai. E allora dice, allora Rosanna, fai vedere le gambe, Rosanna, brava brava. Fatto vedere le gambe stupende, bellissime, tutta attrezzata. Poi anche Maria Giovanna, gambe bellissime. E io ho detto, mamma non vuole. Ed è rimasto così male. Laura Efrican, perché non hai mai raccontato a nessuno la lite col funzionario? Ma come, l'ha appena raccontata lei un momento fa? Quale? Un'altra? Doppia? L'avete litigato due volte? No, no, è sempre quella, no. Una lite... Sì, è una risosa. Io una volta ero un po' litigiosa, adesso molto di meno. Comunque, queste colleghe un po' carognine, invece che arrivare puntuali per darci il cambio, arrivavano molto, molto in ritardo. Fai conto, io dovevo smettere alle 8, arrivavano alle 9, poi dicevano adesso devo truccarmi. Un giorno è andato bene, un altro è andato male, poi un altro male ancora. Doveva fare la spesa per l'amore a casa. Sì, vabbè. E una sera mi sono seccata e ho detto basta, siete delle maleducate, e me ne sono andata. Il funzionario il giorno dopo mi ha convocato e mi ha detto lei signorina non deve lasciare... Non mettersi di lasciare scoperto, sguarnito. Sguarnito lo studio. Io dico ma queste le mie colleghe sono delle...
delle maleducate, delle maleducate. Lei, devo dire che tu sei molto, mi hai molto spalleggiata, sì, sei molto carina. Spiego perché, sì, quando è finito. Però. No, e basta, è tutto qui, tutto ho qui, litigato. L'ha litigato in modo furioso, dopodiché ha lasciato la Rai. E a quel punto, siccome eravamo in due in ballottaggio, lei è andata via e hanno assunto me. Grazie Laura. Allora era il posto. Ce n'è un altro per... Lo leggiamo dopo però, Giovanna. Che sia mai che... Forse, ma così ci accenna un attimo. Carità, io allora, per Ilaria Moscato, quali erano i tuoi segnali e a chi erano rivolti? Ma qui tutte quante però questi segnali... Devo dire che con gli occhi abbiamo giocato in parecchie, credo. Sì. Allora, se avevo, se in quel momento ero innamorata, perché lo sono spesso, però di persone diverse, allora... sbatto gli occhi così faccio tipo la Minnie. Invece se è un messaggio di fame culinaria, insomma, che ho appetito, faccio così, dico sto arrivando a casa, metti la pasta che arrivo. Adesso che lo sanno, questo è per Nives, questo è per Nives, ci rifai l'allenamento che facevi prima degli annunci e poi ci devi anche raccontare qual è la tua celebre gaffe. La mia celebre gaffe? Fatta in onda, ovviamente. Fatta in onda? Sì. Papera, una papera? Qui qualcuno lo sa, perché l'hanno scritto. Quella, no, sì, sì. Forse prima chiariamo, perché la cosa della gamba può essere... In ordine. La cosa della gamba è importante. Io sono stata al Teatro alla Scala da bambina, sicché ogni volta avevo il vizio, e posso alzarmi un attimo, e sicché dovevo... Ma non posso qui fare. Sì. Insomma, prendevo la gamba, la mettevo qui e così, come la Interparisi, qui. Sì. Adesso la metto lì, ma non è importante. Per carità, non... E invece l'altra, la gaffa, piuttosto triste, siccome io faccio parecchie radio, dovevo leggere la borsa e non so dove, nelle quotazioni, ho inventato così una quotazione nuova, CIR, Compagnie Indiane Riunite. La mia collega, davanti ha buttato il copione per aria e a mo' di neve mi cadeva addosso, io così per poter leggere tutte le altre quotazioni. Abbastanza grave, insomma. Che ultimo riguarda Maria Giovanna e forse qualcun altro, non so. Perché con la Elmi non canti Bye Bye Baby come lo facevate nei corridoi? Chi era che cantava? Rosanna. Questo eravamo noi quando facevamo... Dai, su al volo che siamo in allora, su, che cosa facevate nei corridoi? La Mosca, Allora, lei è... Io sono già Rosa. Brava. E io veramente sono Marilyn Monroe. Vabbè, sì, come si fa? Mettiamoci qui. Cominciamo col destro? No, se non è così. Dai, allora. Importante andare con destro. Bye, bye, baby. Poi continuava, era molto meglio. Siete state molto spiritose. Adesso dobbiamo fare il finale, Enrico. In ogni puntata noi affidiamo il finale, la sigla, la gestione della sigla agli ospiti. Quindi questa puntata dovreste chiuderla voi con l'aiuto Bobby del nostro e dei nostri farfalloni. Sempre sedute? No, io vi farei alzare perché basta star sedute. Le posizioni quali sono? Potreste anche andare tutte quante. Lì, via, via, andiamo tutte quante, canto anch'io, va. L'unico che canta. No, io non ce l'ho. Le parole ce le avete. Andiamo a braccio. Un momento. Roberto! Buonasera signorina, buonasera. Come bello fa Giannaro